Ciao ragazzi, benvenuti su Bad Radio, Festa della Musica Enna. Festa della Musica Enna ritorna al centro della Sicilia. La bellezza della musica è quella che accomuna tutti, e per questo Festa della Musica Enna ancora una volta torna qui alla casa circondariale Luigi Bodenza di Enna. Siamo qui, adesso vi facciamo vedere dentro il progetto che è stato portato avanti, vi spieghiamo tutto, entriamo a gamba tesa dentro la casa circondariale Festa della Musica Enna 2017. Andiamo! Quest'anno torna in questa casa circondariale la Festa della Musica e ormai è una cosa quasi diventata un appuntamento a cui ho sempre tenuto di fare, che è un po' unisce la solidarietà alla musica, la musica quale veicolo di integrazione perché è il linguaggio universale. Quest'anno abbiamo voluto dare, come l'anno scorso, un'impronta un po' etnica, impegnando i detenuti stranieri, e in particolare diciamo africani per la maggior parte, e anche italiani comunque, perché appunto amano e hanno il ritmo nel sangue, e quindi le percussioni, una musica un po' come quella appunto del duo Certi, che è proprio nelle corde di questi ragazzi. Ma è anche un luogo dove si vive tutti i giorni e il quotidiano, se può essere a volte una routine, viene rotto appunto da questi momenti, che sono momenti appunto di gioia, di far sentire che comunque non sono da soli e che gli altri sono vicino a loro, sia la società civile che tutti gli operatori stessi. Di una società si misura dalle sue prigioni. Il collegamento con la Festa della Musica, secondo me, è anche un collegamento abbastanza naturale, poi, no? Rispetto alle attività artistico-ricreative che si sono sempre fatte all'interno della casa circondariale, noi ci siamo semplicemente inseriti dando seguito e facendo rete con quella che è già la Festa della Musica, che si è ormai consolidata a Enna ogni 21 giugno. E quindi anche qui, come un piccolo tassello all'interno della casa circondariale, si dà seguito a quelle che sono anche le propensioni naturali dei ragazzi, perché loro il ritmo e la musica ce l'hanno del sangue. Quindi l'idea di avere in un'unica giornata un'intera Europa che suona e che suona nello stesso modo per motivazioni differenti, esatto, e quindi è praticamente una musica che pulsa all'unisono. Questo è quello che ci è piaciuto. Tutto quello con che un uomo la ha in prigione e la reputazione con i compagni
sono dei ragazzi molto attenti. Io, il mio giudizio su di loro è che sono veramente molto rispettosi, e questo mi sembra una cosa molto bella. Credo che lo debbano anche un po' a come sono attenzionati all'interno di questa struttura, perché credo che quando si fanno valere i diritti comunque sia sempre una cosa abbastanza bella, e loro lo sentono e lo capiscono, li vedo gioiosi, li vedo sorridenti, e questa è una cosa che mi fa veramente molto piacere. Diciamo che adattandoci un po' alle esigenze e ai gusti di chi collaborerà con noi, quindi i ragazzi che suonano percussioni varie eccetera, abbiamo scelto magari un qualcosa un po' di diverso. Per esempio faremo una pizzica, quindi della tradizione salentina, facendola suonare con bongos e percussioni varie. Io sono contentissimo di essere venuto nuovamente all'interno della casa circondoriale di Enna. Non è la prima volta che vengo a suonare qua, molte volte sono stato invitato, però è la prima volta che suono insieme ai detenuti. E vi devo dire, abbiamo fatto alcune prove, è stata un'esperienza non indifferente, e sono convinto che lo spettacolo sarà molto toccante, perché proprio i detenuti stessi sono quelli che ci hanno dato carica, energia, ci hanno dato veramente voglia di fare all'interno di questo progetto. Mi piace la musica, mi piace sentire sempre la musica, mi piace parlare. Divertire. Non può esistere il mondo senza la musica. La musica è una bella cosa, ci unisce sia musulmani, cristiani e tutti quelli che ci sono. Siamo fratelli nella musica.